Eccoci qua, siamo in diretta. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Viva l'Inter come sempre. Ciao Vito, aspettiamo, è già arrivato Luca. Ecco qua. Richiesta. Eccoci qua. Ciao Vito. Qua. Ciao Marco. Come stai? Bene, bene, dai, tutto a posto, tutto a posto. Benissimo. Nonostante il momento tosto, però la cosa più importante, diciamo che è la salute, quella c'è, e quindi tutto il resto viene di conseguenza. Dai, tu come te la passi? Meno male, meno male. Io, dai, tutto bene? Anch'io qua, tutto bene? Insomma, facendo anche queste dirette qua, un pochettino ci si diverte, si passa un pochettino di più il tempo. Innanzitutto ti ringrazio ovviamente per essere qui con noi. Ci mancherebbe, grazie a te. Io sono veramente curioso comunque perché poi quella squadra lì, non so se hai visto, ho fatto un bel po' di dirette appunto con i tuoi ex compagni proprio di quell'anno lì che io reputo uno degli anni più belli della nostra storia, nonostante poi alla fine non abbiamo vinto quel campionato, è stato un pochettino un po' così. Insomma, tu poi Sì. penso che addirittura la tua carriera con noi, sfortunatamente, hai fatto poche presenze, perché poi adesso andrò a chiederti un po' cosa è successo quell'anno lì, però c'hai il cuore granata, insomma, hai fatto la tua carriera al Torino, quindi era un po' Mi tocchi su un tasto dolente, Marco. Iniziamo subito male, però effettivamente io cuore granata e cresciuto quindi con non solo essendo tifoso del Toro, ma in parte chiaramente essendo anche anti-juventino, perché quando sei del Toro cresci anche con quella mentalità là, quindi mi sono visto sfilare uno scudetto dal mio punto di vista ampiamente meritato. Poi hai visto. Ricordate perfettamente tutto quello che è successo in campo, quindi è un episodio che poi se vuoi lo affrontiamo più tardi, però c'è un aneddoto particolare, divertente, però ce l'ho ancora là, non l'ho digerita. lo so, ma guarda, a tutti, perché poi alla fine si torna sempre su quell'argomento lì di quel campionato lì che è stato, penso che quella partita lì è stata la ciliegina sulla torta di un'annata che c'erano già altre cose, si erano visti altri episodi in altre partite della Juventus che non mi erano piaciuti. Quindi, e i tuoi ex compagni, appunto, c'era Ciccio Colonese inviperito, anche lui, insomma, Checo Moriero, lo stesso Coè, anche Zelias, insomma, tutti ricordano di quell'annata lì. Però vabbè, volevo Sì. dire, con la tua carriera, insomma, tu nasci e cresci nel Toro, quindi eri già tifoso del Torino, te? Sì, sono nato e cresciuto in una famiglia granata e quindi assolutamente cuore toro, dai. Bellissimo, bellissimo. Beh, poi dopo arrivi all'Inter e io mi ricordo che, vabbè, ero comunque, non ero piccolino, avevo 15-16 anni, insomma, ero contentissimo anche del tuo acquisto perché poi eri un giovane di grandi speranze, uno tra i migliori sulla piazza. Inizi giocando, poi mi sembra che un infortunio, tipo la classica, non so se mi ricordo male, correggimi se sbaglio, forse era Pupalgio o che cosa, che ti Sì, aveva. guarda Marco, in realtà l'infortunio non l'ho avuto all'Inter, è una storia che chiaramente non è venuta fuori poi nella sua completezza, però io l'ultimo anno al Toro, io avevo già firmato per l'Inter ed ero rimasto un anno in prestito al Toro perché avevo firmato per l'Inter a 18 anni e poi sono rimasto un anno in prestito al Toro in campionato di Serie B. Quell'anno lì, dal primo giorno di ritiro, ho iniziato ad avere dei fastidi agli adduttori, poi questi fastidi agli adduttori sono saliti sul pube, via via sugli addominali. Fatto sta che da metà anno in avanti ho iniziato veramente a far fatica a convivere con questa sintomatologia e con questa problematica, tanto che non riuscivo quasi più a allenarmi. Ciò nonostante fossi già di proprietà dell'Inter e quindi in realtà avrei dovuto avere tutto l'interesse a tutelare insomma, la mia incolumità fisica per presentarmi l'anno dopo a Milano nelle migliori condizioni. Anche io ho deciso di non mollare, di continuare a giocare in quel campionato perché l'obiettivo comunque era venire su in A e ci tenevo particolarmente perché è una maglia che, ripeto, abbiamo già detto prima quanto la sento addosso. Purtroppo mi sono imbottito di antidolorifici, antinfiammatori, ma la situazione andava sempre peggiorando. Fatto sta che io ho finito la stagione, quell'anno lì, l'ultimo anno al Toro, dove già gli ultimi 3 mesi ti dico che facevo forse un paio di allenamenti con la squadra, per il resto facevo tutti allenamenti differenziati e, ripeto, andavo avanti ad antinfiammatori prima della partita, in settimana.
eccetera, eccetera. L'anno dopo arrivo all'Inter in condizioni fisiche e anche mentali veramente difficili, perché era un anno già che convivevo con questa cosa e soprattutto non sapevo cosa avevo. Tutti mi dicevano, come hai detto tu, pubalgia. In realtà inizio il ritiro, e questo non l'ho detto ai medici dell'Inter fin quando poi non è scoppiato, effettivamente ho vuotato il sacco, perché anch'io fisicamente ma anche mentalmente non riuscivo più a reggere la situazione. Ho iniziato il ritiro con l'Inter prendendo un antinfiammatorio prima dell'allenamento del mattino e un antinfiammatorio prima dell'allenamento del pomeriggio, e questo mi consentiva di riuscire ad allenarmi, ma fatto sta che la situazione continuava a peggiorare. Finivo gli allenamenti, finivo la partita, ero piegato in due dal mal di stomaco, male al fegato, perché era un anno oramai che stavo andando avanti in questa maniera qua, e ho iniziato ritagliandomi poi un posto da titolare, perché durante il precampionato Simone mi aveva notato, gli ero piaciuto, poi una delle prime amichevoli avevo addirittura fatto gol in Pisa Inter 2-0, avevano fatto gol io e Ronaldo. Quindi era partita effettivamente bene. Dopodiché mi sono poi fermato effettivamente, perché non riuscivo proprio più a allenarmi, e soprattutto i dolori, anche finito l'effetto dell'antinfiammatorio, sia i dolori nella zona, quindi del pube adduttori, ma anche a livello di stomaco proprio interno, ero veramente a pezzi, e ho raccontato tutta la verità ai medici dell'Inter. Cioè, io ho detto, guardate che io è da un anno che vado avanti così al Toro, e il ritiro e i primi mesi, prime settimane qua all'Inter le sto facendo così. Loro sono caduti dal pero, come si dice, non sapevano ovviamente nulla, e da lì abbiamo iniziato tutta una serie di indagini. Quindi sono andato prima dal chiropratico, avevamo visto l'occlusione dentale, se era corretto o meno, mi avevano messo il bite, tutta una serie di cose, ma la situazione non si risolveva. Combinazione, in quel periodo là c'era Mazzantini, che era il portiere di riserva di Pagliuca, che era stato operato di ernia inguinale, e al che il dottor Volpi gli si accese la lampadina e ha detto, ma facciamo una visita al chirurgo. È bastata una visita al chirurgo per scoprire che poi avevo due ernie inguinali, quindi bilaterale, e addirittura operandomi hanno riscontrato una terza ernia, quindi avevo tre ernie inguinali. E cosa succedeva, Marco? Che praticamente io prendevo gli antinfiammatori per sfiammare, ma in realtà calmavano solo appunto l'infiammazione e il dolore momentaneo, ma poi, finito l'effetto, l'ernia era lì fuori, continuava a infiammare tutto quanto, e la soluzione è stata poi quella di operarmi. Ma quando mi ha operato, il chirurgo che mi ha operato, mi aveva operato vicino a Como, se non ricordo male, mi disse che, avendo giocato sopra in questa maniera qua, quindi essendoci andato sopra un anno, si era creata tutta una serie, in un contesto quindi di infiammazione oramai generalizzata, si era creata tutta una serie di calcificazioni a livello muscolare, e un'operazione dalla quale avrei potuto recuperare in un paio di mesi, in realtà ci ho messo 5 mesi, e quindi praticamente sono rientrato poi a fine stagione, e soprattutto ho perso intanto un'occasione importante, ma poi a quel punto lì erano 2 anni che io convivevo con questa problematica, che dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale mi aveva veramente messo KO. Purtroppo è andata così. Poi l'anno dopo effettivamente non ero più, avevo perso sia la condizione fisica ma anche, ripeto, la condizione mentale, e ci è voluto tanti mesi, se non addirittura qualche anno, per riuscire a riesprimermi ai miei livelli, ma come ti ripeto ho perso l'occasione della mia vita, e purtroppo non sono riuscito a dare tutto quello che forse avrei potuto dare con la maglia dell'Inter. Guarda che intanto è entrato un tuo fratello Granata, perché Marco Ferrante è entrato adesso in diretta, quindi Marchino sì. Con lui adesso un altro cuore grande Marco, sì. Ma infatti, cavolo, insomma, forse era meglio procurarsi un infortunio che sai l'entità, in senso che non strappo qualsiasi cosa, cioè, in quella situazione lì credo che tu probabilmente, cioè anche giocandoci sopra, come hai detto te, con gli antinfiammatori, poi si sia andata a creare una situazione devastante sul tuo fisico, e poi, come dici te, a livello mentale, perché non allenarti regolarmente con la squadra,
giocando così, soprattutto nel momento penso più importante della tua carriera, perché giovane così, Prodi nell'Inter di Moratti dove era stato acquistato Ronaldo e tutto quanto, poteva veramente, cioè, un momento della tua carriera forse è più importante, è capitata questa sfortuna. Vabbè. Sì, a volte le cose non vanno come vorremmo, però, ripeto, come hai detto te, era il momento più importante sicuramente, perché lì ero riuscito anche a partire bene nonostante tutto quanto. Sai, se avessi trovato poi la continuità e la fiducia in me stesso e avessi avuto il tempo di ambientarmi e calarmi veramente in una realtà importante come quella dell'Inter, un salto di qualità notevole, forse avrei potuto magari rimanerci qualche anno in più e togliermi qualche soddisfazione in più anche con questa maglia, anche se poi nel mio piccolo qualche presenza l'ho fatta anche poi sia in campionato e anche nella Coppa UEFA, nell'edizione che poi abbiamo vinto, quindi qualche ricordo bello lo conservo nel cuore lo stesso e va bene così, dai. Ecco, infatti appunto volevo chiederti appunto com'era stato l'arrivo, insomma, l'arrivo all'Inter, quello che cosa hai trovato, come sei stato accolto, insomma, arrivare, ti trovi il Ciolo Simeone, appunto Ronaldo che era un po' il giocatore come per un giovane, magari adesso ci ritorna la squadra un Cristiano. Cosa hai pensato? Quali erano, volevo sapere quali sono state le emozioni. Beh, sono state emozioni fortissime, anche perché considera che è stato tutto estremamente veloce. Io non ho fatto la gavetta, no? Perché solitamente un giovane quando arriva in primavera fa un anno o due di primavera, poi inizia la gavetta in Lega Pro, ex Serie C, poi fa la B, poi fa... sono pochi quelli che magari effettivamente come me riescono ad avere la fortuna anche di bruciare le tappe. Io mi sono ritrovato in primavera, esordi in Serie A col Toro, gol, 11 partite mancavano alla fine, ho fatto 11 presenze e 2 gol da difensore. Si parlava di me come uno dei prospetti più importanti, acquistato dall'Inter, poi ho fatto un anno col Torino ancora in B e poi arrivo all'Inter. Quindi, sai, ero un frullatore, non capivo quasi più nulla, tutta una serie di emozioni che poi con il tempo ho iniziato a coscientizzare, però in quel momento, credimi, la vita viaggiava a una velocità incredibile, ero in una lavatrice preso di qua e di là, emozioni bellissime, perché comunque sono arrivato in una squadra prestigiosissima, una piazza importantissima e al fianco di grandissimi campioni. Tu hai citato quello più bravo di tutti che era Ronaldo, che poi aveva solo un anno più di me, però... Puoi capire, ripeto, 2 anni prima magari giocavo con la Primavera, arrivi lì, sei con l'Inter, Gyorcaef, Ronaldo, Bercomi, Pagliuca, Zanetti, quindi una roba incredibile, veramente. No, ma infatti immagino, penso sempre appunto magari a una storia come la tua, che come hai detto te, che arrivi dalla Primavera, ti trovi in una situazione del genere, un ragazzo a quell'età lì, che cosa può pensare, quello che può vivere, insomma. Poi vabbè, tu adesso magari con chi eri compagno di stanza, insomma, ti senti ancora con qualcuno di quella squadra dell'Inter, anche se sei stato solo un anno oppure no? Guarda, ho perso i contatti con tutti, anche perché poi io non ho alimentato un pochino questa cosa qua, poi effettivamente la mia prima annata è stata appunto, come abbiamo detto, costellata di infortuni, ero più in tribuna o allenarmi a parte, quindi anche il rapporto con i compagni, che lo ricordo sempre con estremo affetto, estremo piacere, però sai, ti alleni, ritiro, io purtroppo sono stato vissuto un pochino ai margini di questa cosa qua. Il mio compagno di stanza era Benoît Coé, che poi ci siamo ritrovati a Torino e siamo stati di nuovo in stanza assieme. E niente, è stato compagno di avventure. Forse Luca mi sa che me l'aveva detto, perché ho fatto la diretta, una live con Benoît e forse me l'aveva detto Benoît, perché gli avevo detto questa cosa qui e lui forse aveva detto, sì, mi sembra che aveva detto appunto che era stato in stanza con te, il grande Benoît. Sì, fortissimo, ci siamo fatti tante risate. Anche quando è venuto al Toro, dai, un ricordo bellissimo. Qualche volta ci siamo messaggiati, ecco, con lui è uno dei pochi con cui ci siamo scambiati qualche messaggio e poi purtroppo, ripeto, è durata talmente poco, non sono riuscito neanche a godermela, magari a creare quei rapporti
consolidati che poi ti porti magari anche una volta terminata l'avventura nella squadra. Tu pensa che poi di quell'anno lì, appunto, recentemente sulla pagina ufficiale dell'Inter di YouTube, stanno mandando delle partite vecchie, Inter Classic, no? E sì. due o tre settimane fa, hanno fatto rivedere la partita intera di Bologna-Inter, dove tu sì. hai giocato una partita fantastica, poi sotto la pioggia, con il primo gol di Ronaldo. Di Ronaldo, un gol stupendo anche di Jorquez, con un cucchiaio, insomma, una partita. E poi dall'altra parte c'era un altro dio del calcio, Roberto Baggio. Che fece doppietta, calcio di punizione, calcio di rigore. Sì, esatto. Le ricordo bene perché sono state poche le mie partite, però sì, è stata la mia prima partita, la prima di campionato avevamo giocato contro il Brescia, se non ricordo male, ma io l'ultima invece di precampionato contro l'Atletico Madrid avevo subito una distorsione alla caviglia, per cui la prima di campionato ero indisponibile, e poi invece a Bologna avevo giocato titolare, appunto come hai ricordato te, partita vittoriosa sotto la pioggia. Primo gol di Ronaldo, quindi questo è stato il mio esordio. Poi la giocata invece successiva giocammo contro la Fiorentina, se non ricordo male, vincendo 3-2 in casa. Sì, dai, me le ricordo tutte, Marco, perché sono state talmente poche, le devo ricordare bene a me. Poi hai giocato anche in Coppa UEFA il giorno che ha fatto la rovesciata Moriero, giusto, contro il Neuchâtel. Sì, con Neuchâtel Xamax ho fatto qualche minuto nella gara di ritorno, quindi avevamo già vinto l'andata, era un turno abbastanza semplice, forse il primo o il secondo turno, se non ricordo male, e ho fatto l'esordio un quarto d'ora, 20 minuti, sono subentrato. E poi invece ho giocato una partita importante, perché ho giocato la gara di ritorno titolare contro il Lione, all'andata avevamo perso... malamente anche in casa, e quindi la situazione era davvero complicata, e ci fece impazzire il famoso Juli, che poi è venuto in Italia giocando con la Roma, e un pochino anche a mia sorpresa, non me lo sarei mai aspettato, dico la verità, nella gara di ritorno mister Simone ha deciso proprio di mettermi in marcatura me a uomo su Juli. Mi ricordo i primi minuti, mi sembrava imprendibile, perché aveva il motorino questo qua, era veramente baricentro basso, una frequenza pazzesca, però poi sono riuscito a prendergli le misure, insomma, e poi abbiamo fatto una grande prestazione, perché poi abbiamo vinto 3-1, e quindi dai, sono contento perché un piccolo contributo sono riuscito a darlo anch'io in quell'avventura. E poi guarda, nel senso, la gente, io lo dico sempre, non gioco a calcio, non ho mai giocato a livelli alti purtroppo, però gioco tuttora, penso sempre che quando le vittorie comunque vengono anche, vabbè, tu sei stato molto sfortunato quell'anno lì, però con le persone che giocano poco, che capita magari che entrano nelle partite così decisive, appunto quelli che magari hanno meno chance, sono più risultano più importanti di tutto il resto, perché poi nei momenti di difficoltà, quando magari quello che abitano quelli che subentrano diventano non importanti ma fondamentali, perché poi se il sostituto che in quel momento lì non gioca magari da tanto e non si fa trovare pronto, la partita non la porti a casa, quindi sono molto importanti queste cose qua. Poi quell'anno lì, sì, diciamo che questo fa parte di un gruppo sano, ecco. Esatto. Io ho sempre avuto la mentalità da professionista, quindi ho sempre accettato anche quando magari non condividevo le scelte del mister, però l'ho sempre accettato, ho sempre cercato di dare il meglio di me, però ci sono stati dei gruppi dove questo è stato magari più facile, e questo dipende tanto dalla gestione del mister, perché se il mister, quando c'è un ragazzo che sta giocando poco, riesce comunque a coinvolgerlo, e facendolo sentire alla pari con gli altri, anche gli altri di conseguenza hanno un atteggiamento positivo, no? Nei confronti di questi giocatori, e quindi sei comunque, dai di più, quindi stai più sul pezzo, e questo credo che sia uno dei grandissimi meriti di Simone, che era riuscito proprio con l'Alonia a creare un gruppo straordinario. Ecco, infatti, appunto, volevo chiederti di te, come eri con mister Gigi Simone, appunto, che avevi anche avuto questo problema, questo infortunio, insomma, mister Gigi, come ti posto nei tuoi confronti? Mi ha accolto bene, ripeto, perché poi le prime settimane
anche nelle dichiarazioni sui giornali, mi ricordo che aveva dichiarato che l'avevo colpito e mi aveva dato fiducia quasi da subito, quindi questo è stato un qualcosa anche di inaspettato, perché anch'io non pensavo magari di riuscire subito a conquistare le sue grazie, la sua fiducia. E poi ricordo di una persona fantastica, nel senso di un signore, veramente un secondo padre, quindi con quell'atteggiamento là, sempre con toni pacati, ma nonostante questo aveva grande rispetto, insomma, da parte di tutto il gruppo, e ripeto ancora una volta, questa è stata una delle armi in più che ci ha permesso poi di fare una stagione importante, anche se non tanto importante quanto avremmo potuto fare per quello che abbiamo accennato all'inizio, insomma. E poi guarda che se penso, prima adesso non mi ricordo, scusatemi perché mi perdo un po' i messaggi, poi faccio fatica anche a leggere, quell'Inter lì c'erano tanti giovani come te che facevano parte appunto dell'Under 21, poi tu hai fatto parte anche del gruppo che ha vinto l'Europeo, giusto o sbaglio? No. Sì. 2000, vero? Quello del 2000, Erika. Sì, nel 2000, sì, esatto. Noi, per dire, come Inter, siamo stati molto sfortunati, dico anche, cioè, tipo con te, nella situazione con te, che tu hai avuto questo infortunio, mi viene in mente anche Kanu, che poi dopo è diventato un grande campione con quello che ha avuto, insomma, cioè tutti i giovani che avevamo preso, in quel momento lì, chi ha avuto un problema, chi ha avuto un altro, poi c'è stata quella cosa lì che dopo andiamo a affrontare, mi devi dire quell'aneddoto, perché vai. Poi cambiano completamente la stagione o la carriera di un calciatore, perché i dettagli sono molto importanti, perché la gente forse non, magari se l'Inter quell'anno lì vinceva lo scudetto, probabilmente ne vinceva altri due o tre subito dopo, non si sa, però non si può sapere, però gli indizi portano in questa direzione, sì, i dettagli fanno sempre la differenza, così come anche quel pizzico di fortuna. Io diciamo che posso dire che dal punto di vista, insomma, proprio dell'integrità fisica, sono stato sempre un pochino bersagliato, anche dopo essere andato via poi dall'Inter, perché poi tra menisco, fratture, altre volte la pubalgia, distorsioni, io ho fatto un conto, Marco, pensa che sommando tutti gli infortuni sono arrivato quasi a perdere 5 anni su 16 di carriera da professionista. Sono tanti. Partire con fisicamente e anche mentalmente, e ti assicuro che ovviamente non è così semplice. Poi ho smesso addirittura prestissimo, perché a 32 anni purtroppo per un problema di cartilagine ho dovuto smettere, quindi è stata una cosa che mi sono portato dietro sempre. Peccato, la nostalgia regina, grandi, che ricordano appunto che c'era Barogno, c'era Pirlo, forse Pirlo fece la doppiezza due volte, forse un gol alla finale, se mi ricordo bene. Però mi sembra che Pirlo segnò la finale dell'Europeo, giusto? Sì, esatto. Quella nazionale era una nazionale importante, perché poi se andiamo a rivedere la rosa, cioè, tanti che poi sono stati campioni del mondo, avevamo un centrocampo pazzesco, poi c'era Pirlo che, vabbè, era un talento fuori da ogni logica, e fece gol poi proprio in finale. Che spettacolo. E allora va bene, dai, arriviamo a quell'aneddoto lì, perché mi è rimasto qua nel cervello, insomma, di quella partita. Devo raccontarlo tutto bene? Sì, dettagli. Sì. Porca miseria, mi metti un po' in difficoltà. No, dai, vabbè, cercherò di raccontarlo nella maniera più limpida, onesta, proprio magari non dicendole tutte. Allora, vabbè, era una partita, è uno scontro diretto, insomma, per quanto riguarda la vittoria del campionato, perché se non ricordo male, forse vincendo quella partita l'avremmo agganciati o addirittura superati, dopodiché mancavano poche partite alla fine del campionato. Scusami se ti interrompo, noi quella partita lì, la settimana prima, potevamo arrivare sopra, ma ci fu quel gol a Empoli che non venne dato, che era entrato dentro di 2 metri, con Peruzzi che la fa. Se la Juventus pareggiava, l'Inter arrivava sopra allo scontro diretto. Invece siamo arrivati, mi sembra, meno uno. Forse meno uno eravamo. Quindi esatto. Voglio dire, e probabilmente era il match scudetto, si può tranquillamente dire quello. Io, stranamente, ero infortunato, quindi ero in tribuna, autorità, quindi vestito in giacca e cravatta con la divisa dell'Inter, a fianco a Fabio Galante, e
è iniziata la partita. E io, insomma, adesso voi sono stato poco all'Inter, però diciamo che nel mondo del calcio mi conoscono, ho sempre dato un'immagine di ragazzo molto tranquillo e quello sono. Però quella partita, non lo so, la sentivo particolarmente anche perché si trattava di un traguardo prestigioso, quindi vincere il Camp Nou della Juventus. Certo. Quindi ti lascio immaginare cosa poteva dire, aveva un sapore doppio. È un traguardo grandissimo per un ragazzo di 19 anni, cioè vincere un campionato di Serie A a 19 anni è qualcosa che uno non riesce neanche a immaginare cosa possa rappresentare. Fatto sta che dalle prime battute della gara, insomma, si era visto che l'andamento e la direzione di gara non era proprio trasparente, era un periodo anche un po' grigio da questo punto di vista del calcio italiano. Io mi sono lasciato trasportare molto, tanto che mi sono dimenticato di chi ero e di cosa stavo vestendo, quindi come divisa. E ho fatto qualche commento che sembravo più un ultras della curva dell'Inter piuttosto che un giocatore in tribuna. E Fabio cercava ogni tanto anche di calmarmi, perché avevo perso completamente proprio i freni, no? Cioè, mi era andato il sangue al cervello, una cosa che mi capita molto raramente. Comunque c'è stato l'episodio clamoroso, che tutti ricordate benissimo, e là veramente non ci ho più visto, ho iniziato a dire le peggio cose che uno può dire da tifoso, chiaramente, e non, la cosa insomma poi è proseguita, finisce la partita, perdiamo la partita, come fischia il triplice fischio l'arbitro, io sono scappato negli spogliatoi, in mezzo, percorrendo insomma la strada che portava gli spogliatoi, quindi dalla tribuna autorità, sono sceso per le scale gridando le peggio cose, con la divisa dell'Inter addosso, sono arrivato nel tunnel degli spogliatoi, stava succedendo il finimondo, spintoni, insulti, e fatto sta che mi scappò la frase, tanto si sa che si sapeva che finiva così perché c'era l'anniversario Juve-Centus, al che Lippi, che era l'allenatore della Juve, sentendo la frase, l'avevo proprio gridata quando mi passava l'arbitro a fianco, sentendo la frase si è tolto la giacca e mi è venuto incontro dicendomi, alzando la voce, dicendo: ma cosa dici così? Se parli così non crescerai mai. E io gli ho detto: ma cosa dobbiamo crescere che tanto rubate sempre? E insomma, questo è il siparietto simpatico. Ho combinato qualcosa. Girato la telecamera. Perfetto, io non sono tanto tecnologico. Comunque il siparietto divertente, anche perché poi dopo, se non ricordo male, se non so se l'anno dopo, 2 anni dopo, arrivo addirittura lì sulla panchina dell'Inter, però siamo arrivati quasi naso a naso, io dicendo le peggio cose e insultando, insomma, in maniera di cui non vado neanche particolarmente fiero, però in quel momento mi è venuta fuori proprio così, mi è venuta fuori tutta la carogna peggiore, perché mi vedevo sfumare davanti a me lo scudetto e poi me lo stava sfilando la Juventus, quindi non poteva capitarmi di peggio. Sì. Guarda, intanto ti saluta Andrea Castellini, ho fatto anche una diretta con lui, che ha giocato con te nella primavera del Torino, mi ha detto il più grande giovane capitano del Toro, ha scritto. Sì, grazie, saluto anch'io. Sì, tanto ti sta guardando, credo che sia ancora in linea. E appunto io volevo sapere, ma che questa è una cosa che mi sono dimenticato di chiedere agli altri ragazzi, no? Perché poi abbiamo parlato, hanno detto anche loro quello che pensavano su questa vicenda, però volevo sapere, ma appunto, ma nello spogliatoio, cioè dopo una roba del genere, perché poi capisco che siete professionisti a quei livelli e tutto quanto, però era proprio palese quella cosa, io non voglio fare l'interista oppure il piangina di qua. Poi abbiamo visto come quello che è successo gli anni dopo e tutto quanto con Calciopoli. Però un giocatore, tipo un giovane come te o un altro che si fa un mezzo così tutto l'anno, lavora per raggiungere un sogno, un obiettivo, e si vede di fronte a una roba del genere, insomma, nello spogliatoio, che cosa cavolo è successo? Nel senso, cioè dico, gente, non so, io sarei impazzito probabilmente, cosa fai?
Sì, puoi fare poco in realtà, nel senso che oltre che sfogarti verbalmente quello che è successo poi, perché poi a livello verbale ne sono volate parole di tutti i colori, però poi puoi fare veramente poco, ti senti impotente, ti senti privato di un qualcosa che avresti meritato, ti senti derubato e quindi cosa puoi fare? Nulla, gridi, ti sfoghi e dopo si deve ripartire perché poi dopo c'era ancora qualche giornata, purtroppo quella partita lì poi si rivelò fondamentale perché non abbiamo poi più avuto modo di recuperare. Però purtroppo, ecco, ripeto, non puoi fare nulla, non puoi metterti a fare cose perché sennò poi il danno è la beffa, no? Giustamente non è che puoi farti giustizia da solo, andare nello spogliatoio dell'arbitro, fare... perché poi rischi squalifiche, si rischiava insomma squalifiche. Sai cosa si poteva fare? Allora, intanto Andrea Castellini scrive, non si ricorda più un cazzo. No, vabbè, sono passati tanti anni, bisogna anche dire quello, ripeto, ero un po' in una lavatrice, dai. Tornando a prima, sai cosa potevate fare? Si poteva chiudere l'arbitro nello spogliatoio, tanto era legale. Ah, sì, ma era legale da non insomma, per qualcuno era legale, non per tutti. Quindi poi, lo stile dell'Inter era un altro in quel momento, insomma, o diciamo lo stile della Juve in quel momento era un altro e sicuramente non era una cosa che avremmo fatto noi. Che poi in quella partita lì, cioè se stai a guardare, sempre metto sempre davanti la cosa, non voglio fare il piangina perché mi girano le balle sempre a parlare gli arbitri, sta roba qui. Però, cioè, se tu vai a guardare proprio l'azione, va bene che non dai il rigore su Ronaldo, clamoroso. In quello stesso momento il nostro mister Gigi Simoni è in mezzo al campo. 15 metri sì. Dentro in mezzo al campo, quindi la partita già lì, nel senso che l'azione la devi fermare. L'azione va avanti, parliamo di 15 secondi, 20 secondi, dubbio, forse rigore anche dubbio, meno. Forse anche meno, rigore dubbio, fischi il rigore. E lì tu capisci che c'è la malafede quando tutta la squadra va lì ad aggredire Ceccarini, ci sono spintoni, e tu se sei in buona fede e pensi di aver fatto giusto, almeno due di quel gruppo lì devono essere espulsi. Lui non ha avuto il coraggio, forse ha tirato fuori il giallo, per adesso non mi ricordo per chi. Certo, allontanò il mister. Ha buttato fuori sì. Il mister, basta, e ha ammonito non so chi, poi è stato espulso Zelias, che non aveva fatto niente, saltando... Sì. Sì. Però nella protesta, in quella protesta lì, tu capisci che c'è un qualcosa che non va, perché tu, se sai di essere sicuro, prendi, butti fuori, fai finire la partita perché non possono più giocare. Sì, diciamo, Marco, non c'era bisogno di quella conferma perché è stata talmente già evidente il rigore negato. Poi mettiamo che tu non lo vedi, che non ci voglio credere, però facciamo finta di crederci, c'è un allenatore in mezzo al campo, c'è quasi una panchina in mezzo al campo sul ribaltamento di fronte, dai un rigore dubbio, cioè un arbitro con un minimo di buon senso in quel momento, perlomeno una domanda se la fa, sono frazioni di secondo, dice nel dubbio, a questo punto non do neanche questo. Cioè, e poi, come hai detto te, vabbè, la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, il fatto che appunto non aveva avuto neanche il coraggio di allontanare a quel punto lì, perché io immagino in campo cosa possano avergli detto, e quindi Ah. hanno allontanato poi solo il mister. Quindi, purtroppo un episodio brutto della storia del calcio, della storia dell'Inter e anche della mia storia, perché era l'unica occasione per vincere lo scudetto, dai. Guarda, Andrea scrive, sto leggendo di Andrea che aveva scritto, aspetta, se vivi rimpianti all'Inter, vabbè, ma lui mi sa che è entrato dopo, e poi fa, non ti ricordi? Fa, noi abbiamo giocato insieme in primavera con Longo, con Mese, e fa, almeno mio papà te lo ricordi, lui, suo papà è il grande portiere della storia del Eh Torino. beh, anche perché suo papà era il preparatore dei portieri all'Inter. Sì, grande, grande. Vabbè, papà anche è stato l'ultimo portiere del Toro del campione d'Italia, quindi me lo ricordo benissimo. Ma lui, quanto abbiamo fatto, Andrea, assieme? Abbiamo fatto un anno, forse. Guarda, lui scrive sì, non lo so, non so se questa è la risposta. Quanti Sì. anni avete fatto insieme, Andre? Vediamo se risponde, mi sta ascoltando sicuro. Mi sa che siete dello stesso Credo. anno, credo, eh?
77. Sì, 77, un anno, vedi, un anno. Sì. Un anno. Sì, ma sai cos'è? Io ero già, ero in quella, forse lui si è collegato dopo, però effettivamente ero in quel momento dove primavera, prima squadra, forse non ero così più fisso, forse per quello mi viene, perché se avessi fatto tutta l'annata intera così mi sarei ricordato sicuramente molto di più di, ecco, di questa cosa qua. Però il papà me lo ricordavo molto bene, insomma. Ma lui ha chiesto se avevi rimpianti, ma ne abbiamo parlato prima, nel senso che lui nel suo momento migliore della carriera, come hai detto te Luca, c'è stato questo problema che ti portavi dietro già dal Torino di questo infortunio che non sei riuscito a risolvere dopo tanti anni e in pratica è caduto proprio, è arrivato nel momento che non doveva arrivare, diciamo, sarebbe stato meglio in un'altra situazione, però. Le cose quando devono accadere accadono, poi tu comunque non è che insomma la tua carriera l'hai fatta, è stata bella, insomma i tifosi del Torino ti ricordano, hai girato anche da tre squadre, hai vinto un europeo, cavolo, quindi insomma peccato perché quei colori nerazzurri sono molto belli, tu chiaramente sei legato a quelli di Granata, ma i nostri però colori... andiamo d'accordo, anche perché condividiamo diciamo l'anti-juventinità. E poi, vabbè, è ovvio che i colori nerazzurri sono tra i più prestigiosi al mondo, in Italia siamo al top, per me era un sogno, però come abbiamo detto, le cose vanno come devono andare. Io, dal mio punto di vista, è chiaro che poi col senno del poi è sempre facile parlare, avremmo dovuto gestire proprio il caso al Torino, l'ultimo anno al Toro, diversamente, avrei dovuto fermarmi, ma essere io anche il primo a impuntarmi per, invece io ero il primo che volevo giocare, e arrivare all'Inter in condizioni ideali. Invece io ho fatto tutto l'opposto e poi diciamo i nodi al pettine sono venuti proprio al primo anno di Inter. Però ripeto, dai, è andata così, nel mio piccolo mi sono tolto tante soddisfazioni anche con la maglia dell'Inter, perché poi la cavalcata trionfale nell'UEFA è stata un qualcosa di emozionante a dei livelli incredibili. Ho giocato con grandissimi campioni, mi sono allenato con grandissimi campioni, ho conosciuto delle persone fantastiche. E poi la vita bisogna anche saper accettare, non sempre va come si vuole, insomma. Continua a girare la telecamera, Marco, ma io ne combino di tutti i colori, questo telefono e la tecnologia in generale. Vedi anche i tifosi della Regina che ti ricordano con affetto, qua ci mettono la Juve con un'emotion. ho visto. Un po' una cosa di tutti. Poi ti volevo chiedere, tu hai giocato con Marco, con Ferrante? Sì, abbiamo giocato al Toro. Abbiamo giocato al Toro. Mi aveva raccontato una cosa che io non sapevo, non mi ricordavo di quell'anno, di quando c'era il proprietario che addirittura era un tifoso canetto della Juve, mi diceva. C'è stato un proprietario che era un tifoso della Juve. Ti ricordi il nome? 2001-2002. Ciminelli? Proprietario, non presidente, era il proprietario. Sì, allora Ciminelli, il proprietario era Ciminelli. Che lui era tifoso. Il presidente era invece Romero, che era, vabbè, questo può capitare credo solo al Toro, era stato quello che aveva purtroppo messo sotto con l'auto investito Gigi Meroni, no? Sì, e, sì. Dopo anni era diventato presidente, incredibile, però si è riusciti anche a mettere questa perla nella storia del Toro. Una cosa che non mi ha raccontato un aneddoto Marco di quel derby storico del 3-3, non so se tu forse non eri a Torino nel 2001-2002. No, ero a Torino, era il mio primo derby. Pensa che il primo anno che quando ho fatto l'esordio in A col Toro mancavano 12 partite alla fine, ne ho giocate 11 e avevo saltato proprio il derby perché avevo il menisco rotto io. Avevo rotto il menisco e quella settimana là mi ero bloccato e sembrava dovessi operarmi, poi fermandomi proprio in quella settimana sono riuscito a tenere botta fino a fine stagione e a giocare le restanti partite. Quindi il primo anno di Toro io non ho giocato il derby. L'anno dopo, che era l'anno prima di arrivare all'Inter, eravamo in Serie B. Quando poi sono tornato al Toro, il primo derby è stato quello del 3-3, una partita incredibile, perché primo tempo 3-0 per loro, ma poteva tranquillamente essere 6-7-0 per le occasioni create, un qualcosa di veramente assurdo, cioè siamo rientrati nello spogliatoio col morale sotto i tacchi, devastati insomma, e mai più nessuno poteva immaginare poi quello che sarebbe successo nel secondo tempo, però il calcio
nella vita a volte succedono i miracoli, e poi secondo tempo è successo di tutto e di più, quindi si è riuscita a recuperare e sul 3-3 siamo riusciti ad avere un rigore contro, dubbio, dove poi ci fu l'episodio, non so se Marco te l'ha raccontato, della famosa, bravo, della famosa buca di Maspero, dove nessuno di noi, almeno io non me ne ero accorto, ero lì in campo, stavo protestando con l'arbitro, e questo Maspero si era preso la briga, insomma, di mettersi là a scavare la buca, fatto sta che poi Salas tirò il rigore alle stelle, e poi abbiamo visto tutte le immagini. Infatti Marco mi raccontò che in quel derby lì lui iniziò la partita in panchina, infatti lui era incazzato, era arrabbiato, no? Perché appunto sì, c'era questa cosa qua del proprietario tifoso della Juve, dove probabilmente voleva a tutti i costi che Marco, che i giocatori, insomma, quelli che potevano far male alla Juventus, non giocassero la partita. Poi dopo lui a fine primo tempo ha detto che adesso forse Camolese era l'allenatore, non mi ricordo. Sì, era Camolese. Sono entrato con una rabbia, sono riuscito a fare il gol su rigore, a fare il gol, cioè, l'azione che colpisco di testa, Buffon fa il miracolo. Sì, è arrivato Maspero, l'ha buttata dentro. Effettivamente è stato uno di quelli che ha dato la scossa. Se devo dirti due che ci hanno trascinato proprio alla rimonta, anzi tre, Ferrante, Lucarelli e Asta, Tonino Asta. Poi anche Maspero è stato decisivo, però Ferrante effettivamente nel secondo tempo ci ha dato una carica incredibile. Adesso io non ricordo per quale motivo, quindi fosse rimasto fuori, perché lui per il Toro è sempre stato uno dei top, no? È uno dei più grandi bomber della storia del Toro, quindi non ricordo effettivamente, ma partimo con una formazione un po' strana, anche con tanti giovani. Poi il secondo tempo è successo il miracolo e Marco effettivamente fece un partitone. Proprio questa cosa, appunto, facendo riferimento al presidente che era juventino, mi fa, aveva un proprietario che tifava la Juve, che esultava quando segnava la Juve, cioè è un po' una cosa un po' strana, insomma. Vabbè. Sì, dai, abbiamo visto anche questa, perché sono stati anni un po' particolari, non è che sono state grandissime formazioni del Toro, però abbiamo visto anche questa. Al Torino se ne vedono tante. Dai, speriamo meglio, insomma, dai, adesso sembra sì, che vadano meglio. Guarda che c'è Ciccio Colonnese, guarda che c'è Ciccio Grande Colonnese. Grande Ciccio, un saluto. Io avrei voluto vedere Ciccio, mi sono dimenticato di chiederglielo a lui, cioè quello che ha fatto lui alla fine della partita contro la Juventus. Mi ha spiegato un po' che anche lui era arrabbiato tutto quanto, però non gli ho chiesto come l'aveva presa dopo appena il fischio finale di quella partita lì. Ma diciamo che credo che sia, non si possa raccontare fino in fondo. Io ti ho già raccontato tanto, poi non ti ho detto tutte le frasi nei dettagli proprio pronunciate, però credo veramente in campo peggio ancora, perché poi in campo c'è la transagonistica del momento, quindi veramente è un qualcosa, deve essere successo di tutto e di più, cioè non posso immaginare la sensazione veramente in quel momento anche di chi era lì sul terreno. Infatti, no, io mi ricordo le immagini di Ciccio, appunto, cioè proprio con la faccia così disperata, vicino a Cittarini, tutti quanti, Pagliuca. Tu pensa che quella partita lì io ho piangato quelle lacrime e mi ero fatto una promessa, ho detto non voglio più seguire il calcio. Poi io, vabbè, sono talmente innamorato dell'Inter e del calcio, la domenica dopo siamo stati sfidati in casa col Piacenza, abbiamo colpito pali, parate di forse c'era Sereno in porta nel Piacenza, non so se mi ricordo. Sì, può darsi. Aveva fatto 1000 parate e noi avevamo pareggiato 0-0 in casa. Poi fortunatamente abbiamo fatto quella finale di Coppa UEFA dove c'è stata proprio la partita contro una Lazio strepitosa, li abbiamo demoliti, poteva finire anche più di 3-0. Peccato. Sì. Vabbè, ma la partita col Piacenza è stata anche figlia ancora della delusione, sicuramente di quello che era successo a Torino, insomma, sicuramente, perché altrimenti credo che sarebbe finita diversamente, anche se poi effettivamente ricordo che, come hai detto te, Sereni ha preso probabilmente di tutto. Ma forse, correggimi se sbaglio, Luca, mi sembra che col Piacenza noi non avevamo Ronaldo perché era stato squalificato per le dichiarazioni, può essere? Può essere, sì, ricordo qualcosa, ma come dice Castellini non ricordo più tanto, però sì, può essere, ricordo, aveva fatto dichiarazioni molto forti, quindi forse la beffa, non c'era stata la squalifica in campo, era stato squalificato poi successivamente. Lui in un'intervista, tra l'altro insieme a Conte, aveva Conte a fianco, mi ricordo, che lui aveva detto che
ricordo che è una vergogna che deve vedere tutto il mondo, che ha visto tutto il mondo, e non, che non può continuare così, la deve vedere tutto il mondo. E mi sembra che gli diedero 3 giornate, poi ridotte a una, forse, che poi era quella... Sì, può essere assolutamente. È chiaro che con Ronaldo in campo sarebbe stata diversa, però tanto lo scudetto oramai era andato. Va bene, dai, guarda Luca, io ti ringrazio veramente tanto. Aspetta, qua ci scrivo Luca, ma che rovesciata hai fatto al Viareggio? Ai ai ai, questo qua lo conosco. Vai, questo è il ragazzo che ho avuto io, ho allenato io. Te la devi raccontare questo? Come? La devi raccontare. Allora, no, questa va raccontata, ma soprattutto andrebbe vista, perché non lo so neanche io come ho fatto, anche se nel gioco acrobatico ero bravo, perché poi ti dico, Marco, la verità è che avevo poco del difensore e molto più del centrocampista, ma chissà perché la mia carriera poi l'ho fatta tutta da difensore centrale fondamentalmente, e quindi là mi sono imposto e da lì mi hanno etichettato come difensore. Però per modo di giocare, per proprio caratteristiche anche mie, no, che mi riconosco, secondo me sarei stato più una mezzala. No, fatto sta che quel Viareggio là, l'anno prima avevamo vinto il Viareggio e avevo fatto gol in finale io contro la Fiorentina, su assist di Longo, l'allenatore attuale del Toro. L'anno dopo io ero già a cavallo, facevo la spola, prima squadra, primavera. Fatto sta che per edizione del Viareggio, che era un torneo sempre molto prestigioso, molto sentito, mi avevano mandato appunto con la primavera a giocarlo, anche se poi finito alcune partite rientravo ad allenarmi con la prima squadra. Però ci fu una partita, che era la partita del girone iniziale contro il Padova, e a un certo punto ripartenza su una palla riconquistata, ripartenza, va un giocatore nostro di piede destro sulla fascia sinistra, a circa 5-6 metri da fuori area sull'auto di sinistra, ha fatto partire un cross di esterno destro, quindi un cross ad uscire. E io che arrivavo dalla parte destra, giocando, io giocavo marcatore a uomo in quel momento, giocavamo a tre dietro, ma le marcature erano fisse a uomo, quindi a volte mi ritrovavo in zone di campo. Potevo trovarmi sul centro destra, centro sinistra, recuperare dei palloni molto alti a seconda di dove si muoveva il mio avversario. Fatto sta che io ero in posizione già un pochino avanzata e vedendo questa ripartenza ho seguito l'azione. Ho seguito l'azione, ho visto questo cross, io arrivavo a tutta velocità da dentro, dalla parte destra, e all'altezza, diciamo, del limite dell'area, 1 metro dentro, mi sono lanciato in alto, in mezza rovesciata, e ho impattato la palla come meglio non si può prendere, perché mi è partita una fucilata, il portiere non ha neanche vista. Uno dei gol più belli, onestamente, vabbè, non dico della mia vita perché ne ho fatti tantissimi, però ti posso dire che veramente immaginare un gol più bello non è semplice. Mi viene in mente quello di Djorkaeff contro la Roma, per dirti, no? Tipo è quello, però qua arrivava a tutta velocità. E sul centro destra non so neanche come sia venuta. Comunque non sono tanto social io, però l'ho messo su Instagram. Poi Instagram non lo seguo proprio, quasi lo seguo veramente poco, perché in questo momento mi sto occupando di tante cose che mi portano via un po' tempo. Però se ti capita di vederlo, ecco, ti devo dire la verità che merita. Non è che mi capita, appena chiudiamo lo vado subito a Dai, vedere. ok, allora fammi sapere cosa ne pensi, perché non lo so. Anche qua. Comunque non è una partita normale, insomma è un torneo prestigioso, cavolo, quindi Sì, beh, a livello, adesso non so negli anni se è rimasto ancora, comunque era il torneo più importante a livello mondiale per la categoria primavera, che poi è la categoria l'ultima prima della prima squadra, quindi per anni lo è stato. Poi c'è stato forse qualche problema anche di budget nell'organizzazione, rimane un torneo estremamente prestigioso, tant'è che mi ricordo che dopo il primo anno, quando vincemmo in finale contro la Fiorentina, finita la finale, è vero che io avevo fatto molto bene, avevo fatto anche gol in finale, ma la sera, da che io ero un perfetto sconosciuto, mi avevano chiamato 3-4 tra i più grandi procuratori italiani e io non sapevo neanche che cosa dovevo rispondere. mamma mia, immagino, cavolo. Va bene, dai, Luca, io ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, veramente sono contento, spero che sei stato bene. Ringrazio te, Marco, è stato bello ricordare
questi momenti nerazzurri, pochi, brevi, ma molto intensi, dai. Io mi vado a vedere il tuo capolavoro adesso, il tuo super gol. Comunque io qualche amico nerazzurro l'ho conservato, e uno ce l'ho nel cuore in maniera particolare, perché poi a Roberto di Milano ho fatto fare anche il padrino di mia figlia, e quindi lui è uno sfegatato dell'Inter. Ogni tanto il discorso sull'Inter ci casca sempre, insomma, dai. Lo saluto veramente, perché per me è una persona come fosse mio fratello, quindi. Grande Roberto, allora. Niente, ti ringrazio ancora, Luca, e veramente grazie. Ci sentiamo presto. Grazie a te, Marco. Dopo ti scrivo. Un abbraccio. Vai, un abbraccio e in bocca al lupo all'Inter, visto che là, che se la può ancora giocare. Non sarà facile, però quest'anno bisogna crederci. Speriamo. Dai. Ringrazio alla grande. Tutti che ci hanno scritto, e scusatemi se non sono riuscito a leggerli proprio tutti. Però grazie anche a voi. Un abbraccio, Luca. Buona serata, grazie. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao.